Ancora un successo in rimonta per lo Sporting Pontecagnano, che nell'ottava giornata del campionato di promozione ha battuto il Poseidon per 2-1. Un match difficile per i gialloblu, passati prima in svantaggio al 23esimo del primo tempo con una bellissima punizione messa a segno da Di Ruggero e poi bloccati da una buona disposizione in campo della squadra capaccese. Nel secondo tempo la svolta, con il gol al secondo minuto di Cassetta, che rimette in parità l'incontro e galvanizza i padroni di casa, che da quel momento riescono a prendere in mano il pallino del gioco. Una supremazia suggellata dal gol al 18esimo al termine di un bel fraseggio di Mazza, che di sinistro trafigge il portiere avversario. Stanchi, i giocatori del Poseidon non riescono ad organizzarsi, rischiando anzi di prendere il terzo gol in contropiede. Una vittoria importante per lo Sporting, che in caso di vittoria nel recupero di mercoledì con la Rocchese potrebbe balzare al primo posto. Sicuramente, diciamo, questo gol inaspettato, anche perché comunque l'azione era dall'altra parte, ha visto questo fallo al limite dell'area del nostro difensore centrale e purtroppo avevo già detto negli spogliatoi che avevano dei bravi tiratori e così è successo. Poi non mi è piaciuto all'inizio la mia squadra perché non abbiamo giocato il calcio che volevo e piano il secondo tempo abbiamo fatto una chiacchierata nello spogliatoio, ci siamo rimessi a posto, abbiamo cambiato, siamo messi un 4-3-3 e per fortuna o per bravura abbiamo pareggiato e siamo andati anche in vantaggio. Una vittoria importante per il campionato, la classifica comincia a sorridervi. Sì, sicuramente, anche perché comunque mercoledì abbiamo il recupero, rischiamo di andare primi se vinciamo. Gli obiettivi, al di là del primo posto, gli obiettivi restano sempre gli stessi, basso profilo, oppure state cominciando a montarvi la testa? No, a montarsi la testa mai, anche perché comunque siamo una neopromossa, abbiamo già detto in precedenza, dobbiamo giocare partita su partita e cercare di fare quanti più punti possibile, anche perché poi la seconda parte del campionato è totalmente diversa. Un commento sul portiere: oggi c'era un 2001 in porta al posto di Alfonso Mazza, come si è comportato? No, penso che si è comportato benissimo, in 2001, la sua prima partita, tranne qualche piccola apparizione che ha fatto in Coppa Italia, comunque sul gol non poteva fare nulla perché è stata calciata benissimo la punizione, per il resto ha fatto un ottimo esordio. Sì, una partita dura perché oggi avevamo un sacco di defezioni contro una squadra che comunque sta là sotto e aveva bisogno di punti per la classifica. Senti, l'ho chiesto anche al mister, gli obiettivi ora quali sono? Se vincete con la Rocchese siete primi? Gli obiettivi, diciamo, di questa società sono sempre obiettivi che, diciamo, puntiamo in alto perché la storia ce lo insegna. Cioè, questa squadra qua in 4 anni ha vinto 3 campionati, quindi dobbiamo lottare sempre per vincere. Siete obbligati a sognare in grande, diciamo. Noi sogniamo perché alla fine non costa nulla, quindi poi la squadra nostra è una bella squadra, non dobbiamo temere nessuno, partita per partita ce la giochiamo.